Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due. Quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati.